Buon pomeriggio ai nostri ospiti, buon pomeriggio a ciascuno di voi che si è collegato in questo webinar di presentazione del corso di preparazione al concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica di prossima emanazione che è promosso dalle associazioni DS, di Didattica e Innovazione Scolastica, e dall'associazione DISAL, Dirigenti Scuole Autonome e Libere. Sono Ezio Delfino, presidente dell'associazione DISAL, e tra poco darò la parola al presidente dell'associazione DS. Noi abbiamo ideato questo corso di preparazione, titolandolo Qualificare la direzione di scuola. Siamo convinti che, la direzione di una scuola sia elemento decisivo per la realizzazione di ambiti, positivi, costruttivi, educativi di scuola e che quindi chi è chiamato a questo compito, chi aspira anche a questo compito, debba fin dal momento della preparazione entrare dentro una dimensione che è diversa, ha un paradigma diverso da quello della docenza, una dimensione direttiva, culturalmente qualificata, competente e con caratteristiche anche di tipo quasi manageriale nel senso positivo del termine. Quindi, l'incontro di oggi intende aiutarvi a entrare un po' in questa dimensione attraverso l'intervento di alcuni ospiti che ringrazio anticipatamente, che hanno il compito appunto di costruire come un piccolo puzzle un'immagine proattiva, propositiva e direi anche positiva della figura del dirigente scolastico. Il nostro corso, che descriveremo al termine di questo breve webinar, ha proprio le caratteristiche pronte per attrezzarvi fin dall'inizio a queste dimensioni. Direi anche, questo è il nostro tentativo, a entusiasmarvi rispetto a una carriera professionale che, vista da fuori, è certamente complessa e anche affaticante, ma vista dal di dentro è una professione comunque affascinante, ricca e carica anche di possibilità di conoscenza proprio di sé, dei propri talenti e anche delle proprie capacità relazionali. Comincerei il webinar appunto chiedendo al professor Carlo Di Michele, che è presidente dell'Associazione di Insegnanti DS, di introdurci a capire come mai due associazioni professionali promuovono un corso di preparazione, un'associazione di professori e un'associazione di dirigenti scolastici. E anche di farci capire un po' quali sono queste caratteristiche umane, tecniche, professionali che deve avere chi si prepara per un concorso di questo tipo e un domani per questa professione. Prego, Carlo Di Michele. Grazie Ezio, un saluto a tutti coloro che ci ascoltano adesso in diretta o che ci ascolteranno nei prossimi giorni. L'idea di un corso di preparazione al concorso è nata dall'amicizia, direi, e dalla collaborazione che esiste tra l'associazione DS e l'associazione DISAL. Un'amicizia e una collaborazione che hanno un'origine molto precisa, che riassumerei nella parola passione, perché è una passione per la scuola, ma ancor di più una passione per l'educazione, una passione per i ragazzi, per costruire attraverso la scuola, attraverso il lavoro quotidiano all'interno delle scuole, dei luoghi in cui sia possibile per i ragazzi compiere un percorso formativo, educativo. Un percorso che li faccia crescere, che li butti dentro la realtà, sempre di più dentro la realtà e li renda protagonisti. Quindi direi sinteticamente, proprio in apertura, che certamente fare il dirigente scolastico, io sono anche dirigente scolastico, è un lavoro impegnativo, un lavoro anche faticoso, difficile in certi momenti, però è un lavoro in cui viene fuori tutta la passione, la responsabilità, il senso di costruire qualcosa. Ecco, io credo che l'aspetto più importante sia questo, perché chi ci ascolta probabilmente è un insegnante, sicuramente è un insegnante,
e animato dallo stesso desiderio, perché anche quando uno entra in classe, entra col desiderio di costruire qualcosa nel rapporto con i propri bambini, con gli alunni, con i ragazzi. Ma fare il dirigente vuol dire assumere la responsabilità di una scuola, di una comunità, in cui fondamentalmente cambiano le dinamiche, perché non c'è il rapporto esclusivamente con i colleghi o con dei ragazzi, ma c'è il rapporto con una serie di soggetti. Oggi la scuola dell'autonomia è un vero e proprio crocevia, perché la scuola è un luogo di incontro con docenti, con alunni, con le famiglie, con soggetti esterni, con gli enti locali, con una serie di dinamiche che variano dalla sicurezza al problema delle relazioni sindacali, alla normativa sul lavoro, eccetera. Quindi la scuola è un vero e proprio paese, ma è un vero e proprio crocevia di interessi. Tra l'altro, in un'epoca in cui tante esigenze vengono, la risposta a tante esigenze viene un po' demandata, a volte delegata alla scuola, è la scuola che deve occuparsi di. Quindi la scuola è un luogo molto importante, il ruolo del dirigente scolastico è decisivo, ma è decisivo proprio su questa passione, che si esprime, secondo me, innanzitutto in questa dimensione, che è quello di costruire le condizioni, un clima dentro che possa consentire di svolgere fino in fondo il proprio lavoro. Nel corso del percorso che potrete seguire ci sarà l'opportunità di approfondire tantissimi aspetti di quelle che devono essere le caratteristiche, il profilo del dirigente scolastico, la visione del dirigente scolastico, le visioni che oggi sono chieste al dirigente. Ma io devo dire che l'aspetto più importante è proprio quello di assicurare una visione, cioè di assicurare una prospettiva, di dare un senso al lavoro. Questo è il lavoro, questa è la dimensione impegnativa ma affascinante di questo compito, perché si tratta proprio di assicurare a tutti un orizzonte di senso, di richiamare tutti al senso stesso del lavoro, dell'esistenza della scuola e del lavoro di ciascuno, che appunto, come dicevo prima, è la passione per far crescere i ragazzi, una passione educativa. E guardate che questo richiamo alla dimensione del senso, al valore delle cose, questa continua sollecitazione, passa attraverso tutte le dimensioni con cui si esprime il lavoro oggi del dirigente. Passa attraverso la dimensione organizzativa, passa attraverso la dimensione della formazione, passa attraverso anche tutti gli aspetti burocratici che poi caratterizzano tanto tempo dell'agire di un dirigente. In ogni dimensione, in ogni aspetto, si gioca una prospettiva, e il compito del dirigente è proprio quello di richiamare, di tenere alto questa prospettiva, proprio perché molto spesso siamo sempre risucchiati a tutti i livelli al rischio di ripiegarsi su se stessi. Da questo punto di vista, una dimensione importante di questo favorire un clima, di favorire un orizzonte, una visione, uno scopo, di richiamare allo scopo, introduce un secondo aspetto che secondo me è importantissimo, che è quello delle relazioni. Guardate, il lavoro del dirigente si gioca fondamentalmente su relazioni. Questo implica un coinvolgimento fino in fondo. Tante situazioni vanno affrontate non soltanto perché, come spesso si dice in gergo, bisogna in qualche maniera operare una sorta di raffreddamento quando ci sono delle tensioni, ma le relazioni vuol dire, sottolineare questa dimensione delle relazioni vuol dire tenere presente che la vita, che la scuola è una vita, è un'organizzazione di persone. È un'organizzazione in cui si giocano passioni, problemi, attese, prospettive, per cui anche dietro l'aspetto più apparentemente arido si gioca questa prospettiva. Ci sono sempre delle persone, ci sono sempre delle questioni importanti in gioco. Un'ultima questione vorrei sottolineare, che poi una naturale conseguenza delle cose che ho detto è anche un po' la sintesi di questa collaborazione, di questa proposta che come DS e DISAL vogliamo fare, che è quella della, diciamo così, di un nemico e di un amico. Il nemico
del dirigente, ma anche il nemico dell'insegnante, anzi la nemica è la solitudine. Il fatto di pensare che chiusa la porta in classe ognuno è protagonista può essere la stessa tentazione del dirigente che dice chiudo la porta e sono protagonista. Qualche dirigente mette anche il semaforo verde o rosso nella propria, no, all'uscita della propria dirigenza. Ecco, non è così. Il bello la scoperta che io ho fatto in questi anni è che si può vivere la professione del dirigente così come quella dell'insegnante proprio in una dinamica di relazioni, di condivisione, devo dire a volte anche di amicizia, di collaborazione. Infatti le nostre sono due associazioni nel senso autentico del termine, cioè associazioni in cui viene privilegiato proprio questo aspetto, il fatto che il tentativo che ognuno di noi fa a qualunque livello possa essere condiviso, possa trovare conforto, possa trovare corrispondenza, possa trovare correzione dentro un dialogo, dentro una dinamica associativa. Per questo anche l'idea di suggerire, di proporre a docenti come voi, a insegnanti come voi, di prepararsi e aiutarsi a preparare il concorso, nasce proprio dal desiderio di allargare questa passione, allargare questa dinamica associativa, questa dinamica di rapporti, senza della quale molto spesso c'è il rischio del cinismo, no? Del ripiegarsi su se stessi o del rinunciare a combattere fino in fondo una battaglia che è la sfida educativa del nostro tempo davvero difficile. Per questo la passione individuale, quella con cui ho iniziato, che è la molla con cui ognuno di noi affronta anche questo concorso, si incrementa, si sostiene, dura nel tempo dentro una condivisione di questa passione. E noi attraverso questo corso, che poi vedremo anche di dettagliare meglio ovviamente, vogliamo continuare a comunicare questa dimensione con chi, come voi, vorrà cimentarsi con questo concorso. Oggi tutti sottolineano che è molto importante la dimensione innovativa del dirigente. Ma guardate che l'innovazione non nasce a tavolino, non nasce nel chiuso delle proprie stanze. L'innovazione nasce da un guardare, da un farsi provocare dalla realtà e da un guardarla insieme. E di fronte alle sfide sempre nuove che la realtà pone, provare a trovare soluzioni innovative e soprattutto soluzioni adeguate. E questo può avvenire proprio in questa dimensione di collaborazione. Certo, c'è un livello di responsabilità che è individuale, ma questo in qualunque campo. Ci sono delle scelte che ognuno di noi deve fare e nel momento in cui le compie è da solo, è lui che le compie. Ma una cosa è arrivare alle scelte dentro un percorso, una cosa è arrivare a delle scelte avulsi da questa dinamica. E noi speriamo attraverso questo corso non soltanto di farvi vincere il concorso, perché non vogliamo solo partecipare, ma speriamo che possa nascere anche questa dinamica che per tanti di noi è iniziata attraverso il concorso e dura ormai da diversi anni. Grazie Carlo. Allora, mentre introduco il prossimo intervento di Dario Nicoli, che è un docente di organizzazione e di comunicazione all'Università di Brescia, vi annuncio anche che a lui seguirà l'intervento del professor Giuseppe Mariani e un intervento della professoressa Laura Bigelli, che è un componente del CSP, del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Al termine poi daremo alcune delucidazioni sui contenuti proprio anche del corso di preparazione. E adesso ascoltiamo una videoregistrazione che ha preparato per noi Dario Nicoli, che non poteva partecipare oggi per impegni universitari, al quale abbiamo chiesto come si è modificato negli anni il ruolo del dirigente scolastico dagli anni 70-80 fino ad oggi e qual è il compito invece che oggi deve reinterpretare una figura direttiva nelle scuole italiane. Vediamo il video insieme. Buongiorno, mi è stato chiesto di definire e inquadrare brevemente il compito, la natura della figura del dirigente scolastico nel nostro tempo.
per capire in cosa consiste questo compito, questo ruolo, bisogna rifarsi brevemente ai passaggi precedenti, cioè prima degli anni 90 si parlava di preside. Chi era il preside? Il preside era la guida di un ambiente scolastico ordinato, e cioè un ambiente guidato da una regola fissa riguardo al programma e all'orario. La successione dei momenti didattici, che erano le ore di lezione in sostanza, la successione era determinata da una sequenza di contenuti, di attività, che era definita una volta per tutte e che variava soltanto nella sensibilità dell'insegnante, ma che si riproduceva abbastanza uguale negli anni. Poi non era vero del tutto, perché ci sono stati molti cambiamenti anche durante l'epoca del preside, soprattutto quando hanno cominciato a intervenire a diverse attività che potevano avere una valenza differente rispetto a questa organizzazione, non so, la ricerca, il confronto, gli scambi, le visite, i progetti. L'inserimento dei progetti europei ha creato già una variante importante di quel modello fisso dell'organizzazione. In ogni caso, arriviamo negli anni 90 al grande cambiamento. Il grande cambiamento è determinato dall'introduzione della figura del dirigente. Che cosa ha voluto dire questa introduzione? Ha voluto dire introdurre anche nella scuola la risposta che le altre organizzazioni, in particolare le imprese, ma anche il sistema sanitario, hanno dato al cambiamento culturale del tempo, e cioè fare in modo che le strutture avessero maggiore autonomia e avessero la possibilità di guidare la propria organizzazione in tutte le dimensioni. Innanzitutto quella strategica, poi quella delle risorse, le varie risorse finanziarie, tecnologiche, organizzative, umane, e poi la possibilità di orchestrare tutti questi fattori all'interno di un piano manageriale, cioè di una guida che tenesse le fila di tutto ciò che accade nella scuola, facendo in modo che si realizzasse un'organizzazione appropriata volta per volta al tipo di compito educativo che la società gli richiedeva. Diciamo che il trasferimento di una concezione manageriale alla scuola non è riuscito, è stato un tentativo fallito, senza che avesse raggiunto un risultato simile a quello, per dire, del sistema sanitario. Il dirigente scolastico non è mai stato un manager, in realtà, perché ha dovuto sempre continuare ad essere un preside, cioè i bravi dirigenti hanno presidiato sempre, costantemente, tutta l'attività scolastica, in particolare i consigli di classe, perché era evidente che non si poteva guidare la scuola e darle un volto unitario attraverso soltanto la formula della guida manageriale. Occorreva anche una guida di persone, una guida di ambienti, anche una figura che desse tono. Quindi, in sostanza, siamo arrivati alla situazione di oggi in cui il dirigente scolastico è un ibrido. Non corrisponde più né a un preside, né a un manager, è un po' dell'uno, un po' dell'altro, un po' ancora di qualcos'altro. Cioè, è un leader in un tempo nuovo, dove esercita le sue prerogative non tanto attraverso i poteri, perché formalmente i poteri del dirigente sono pochi, ma attraverso l'influenzamento, cioè una sorta di soft power, cioè una capacità di influenzare l'organizzazione attraverso l'esempio, attraverso una guida soft, che diventa convincente, e attraverso una presenza costante. Quindi, che cos'è oggi un dirigente scolastico e come questa professione contribuisce al bene dei ragazzi, oltre che ai loro apprendimenti? Per capirlo occorre riconoscere che la scuola è all'interno di una crisi educativa vasta, in cui c'è un dubbio. Si è abbassata la voce, Paolo. Curare
ragazzi quella selezione di sapere della tradizione che serve a loro ad imparare ad entrare positivamente in modo libero nella realtà. In una situazione caotica in cui è in crisi, in discussione addirittura l'idea stessa della crescita umana e la si sostituisce con una sorta di adattamento alle condizioni esterne senza partecipazione interiore, una visione diciamo antropologica piuttosto confusa, quella di oggi, perché possa avvenire ciò che l'ordinamento chiede alla scuola, cioè fare in modo che i ragazzi acquisiscano degli apprendimenti attraverso questi, diventino consapevoli di sé, del mondo e decidano per un proprio ruolo positivo entro la realtà. Per fare questo occorre un dirigente che svolga un mestiere nuovo, che è proprio insito in questo carattere ibrido. La prima novità è data dal combattere il rumore, e cioè il mondo esterno è caotico, è pieno di rumori, di stimoli, di sollecitazioni, soprattutto il mondo mediatico è il più grande educatore nel senso negativo del tempo di oggi. Occorre non imitarlo, ma occorre contrastare questo rumore, ciò che disturba il momento culturale. La seconda questione è fare in modo che avvenga cultura, e cioè che la scuola sia una comunità culturale, non solo un insieme di professionisti che entrano in classe e insegnano, ma un mondo di professionisti che fanno cultura nel senso che creano, partecipano ad un flusso culturale all'interno della stessa comunità. I ragazzi non apprendono soltanto nello sforzo dell'insegnamento che si sviluppa nelle ore di lezione. I ragazzi apprendono da un ambiente, da un'aria, da un ambiente che discute, da un ambiente che condivide, che cresce insieme. Quindi la dimensione fondamentale dell'operazione scolastica è sollecitare il flusso culturale, lo scambio, la realizzazione di attività comuni e associare a questa attività culturale i giovani. Oggi siamo in un contesto di guerra. Non è che ogni insegnante va in classe e dice la sua sulla guerra. Sarebbe paradossale questo tipo di approccio. La guerra è un tema fondamentale in questo momento che cambia addirittura il quadro della storia, ma deve essere la comunità degli insegnanti che se ne fa carico, che si confronta, che stabilisce il modo, lo stile, che sa, in cui uno sa cosa fa il collega nella classe, nel proporre il giudizio, proporre i fatti innanzitutto e poi proporre il giudizio giusto riguardo a ciò che sta accadendo. Questa necessità di sviluppare un'operazione culturale è la premessa fondamentale agli apprendimenti, e cioè gli apprendimenti accadono se c'è interruzione del rumore, se c'è la lentezza, la protezione di un contesto nel quale ci sia attenzione, ci sia il tempo di approfondire, ci sia lo scambio, la conversazione, la ricerca, la riflessione, cioè tutto ciò che serve per poter realizzare il compito della scuola richiede una figura come il preside, la preside, perché in realtà è più vicino a questa impostazione precedente, anche se con caratteristiche, come dicevo, completamente nuove, che faccia sì che la scuola viva nella levità. Levità non vuol dire leggerezza, levità vuol dire saper riconoscere il bene nelle cose. In sostanza, educare significa aiutare i ragazzi a discernere il bene e a capire come possono dedicare la propria vita a ciò che è buono. È un tempo quindi nel quale diventano esigenti, impellenti le domande ultime. Chi sono io? L'io è il punto centrale di qualsiasi riflessione dei formatori, degli insegnanti, ma anche dei ragazzi.
chi sono io, cos'è la realtà, in cosa consiste la realtà, cosa ci stiamo a fare, che compito abbiamo, perché studiare, perché migliorare. Per questo occorre un soft power, cioè occorre la capacità di convincere, di dare esempio, perché buona parte di ciò che i ragazzi apprendono è dall'esempio dei propri insegnanti. Ecco perché, che cosa deve fare quindi il dirigente? Deve dare anima alla scuola, deve proteggerla dal rumore, dalla deriva tecnicistica, dall'ossessione dell'innovazione, del troppo, tutte le volte fare le cose nuove, dal didattichese, cioè dalla mancanza di scopi, dalla produzione di un linguaggio con poco contenuto, con poco significato, e realizzare invece un ambiente, edificare, costruire progressivamente, favorire un ambiente che vive di cultura, che ama il proprio lavoro, che soprattutto ha cura e ha premura per i giovani, per la crescita dei giovani, ma soprattutto che unifica la figura dell'insegnante, nel tutti i pezzi in cui si è frantumato, in una figura unitaria, risuonante, cioè che trova passione, gusto e consolazione nel lavoro che fa. Buon lavoro. Professor Mariani, che brevemente presento, oltre che essere stato direttore didattico per molti anni in Lombardia, uno tra i primi collaboratori e soci dell'associazione DISAL, e ora formatore in tante attività di formazione e in particolare anche autore del manuale per il concorso di preparazione per il concorso dirigenti scolastici dell'editrice Edises di Napoli, e quindi direi una persona che ha competenza proprio anche sui concorsi e su questo tipo di concorsi. A lui appunto chiedo di riprendere un po' il tema del profilo del dirigente scolastico, come viene anche nucleato dal regolamento del concorso, quali competenze deve possedere, in quali ambiti opera, e in fondo anche ti chiederei di dirci come prepararsi al concorso. Prego, Giuseppe Mariani. Grazie. Do il mio saluto a tutti con l'augurio, in questo mi associo a Di Micheli, con l'augurio che la partecipazione abbia anche successo. Voglio fare una premessa su quello che ha appena detto Ezio. Io sono stato preside di scuola media. Ecco, non faccio gerarchie, però la mia professione si è svolta sempre nella scuola media, dall'82 come preside e poi dal 2000 come dirigente scolastico di istituto comprensivo. Mi spiace molto che non si possa sentire in questo punto della nostra scaletta l'intervento di Dario Nicoli, perché mi avrebbe consentito di calibrare il mio, nel senso non vorrei anticipare a questo punto delle informazioni, delle osservazioni che il professor Nicoli ha messo nell'intervento suo. Tuttavia, non potendolo ascoltare, mi muovo secondo quella scaletta che io ho preparato, e l'ho preparata prendendo spunto da un numero monografico a cura dell'Unità Italiana di Euridice, un numero monografico del novembre 2009 che è dedicato al dirigente scolastico in Europa. In apertura di questo numero unico c'è una citazione da un documento della Commissione europea che afferma questo: secondo la Commissione europea, un pieno sviluppo dell'autonomia scolastica necessita di una dirigenza che riesca a mettere in campo allo stesso tempo le qualità del leader e del manager. Ora,
Questi due aspetti della professione del dirigente scolastico non saltano fuori direttamente dalla normativa nazionale, sia quella legislativa sia quella di origine contrattuale. E in fondo sottolinea due aspetti che risaltano ovviamente a chiunque pensi di poter fare dirigente scolastico: la dimensione del leader, che è quella della guida, è quella di una capacità di relazione complessiva che abbracci tutte quante le componenti della scuola, a partire dagli studenti per arrivare agli insegnanti, alle famiglie, alle associazioni, agli enti locali e così via. E l'altro aspetto, che è quello del manager, che è riferito alla gestione delle risorse umane, finanziarie, strumentali, che sono quelle che permettono alla scuola di realizzare la propria missione. Se noi andiamo a vedere la normativa nazionale, vediamo che, non so se usare, se dire invece, cioè se creare una contrapposizione, comunque c'è una diversità, vediamo che la normativa nazionale accentua l'aspetto del funzionariato. Tant'è vero che la figura, il profilo del dirigente scolastico è inserito all'interno delle norme generali del pubblico impiego. Credo che tutti conoscono questo testo fondamentale, che è pubblicato nel decreto legislativo numero 165 del 2001. L'articolo 25 delle norme generali è dedicato al profilo dei dirigenti delle istituzioni scolastiche, e i commi 2, 3, 4, 5 sono quelli che ne delineano le funzioni e le responsabilità. Anzitutto afferma che il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse e dei risultati del servizio. Quindi questo è il recinto di massima dentro cui si colloca l'agire del dirigente scolastico. Il passaggio successivo è introdotto da un'affermazione che è fondamentale e dice: nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. Ecco, la premessa del rispetto delle competenze degli organi collegiali segna proprio il limite e insieme anche la qualità. Ecco, mi era sparita l'immagine, mi si sente? Sì, 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 sì. ecco, segna il limite e la qualità dell'azione del dirigente scolastico, che deve assolutamente fare a meno di atteggiamenti autoritari, di atteggiamenti prevaricatori, perché la sua funzione si colloca all'interno delle competenze. Tant'è vero che il testo unico della scuola delinea alcune importantissime competenze del dirigente scolastico, dicendo: su proposta del collegio dei docenti, su delibera del consiglio d'istituto, il dirigente scolastico forma le classi, il dirigente scolastico accetta le iscrizioni, il dirigente scolastico assegna le cattedre ad insegnanti e così via. Il comma successivo delinea un aspetto un po' più diciamo attinente la figura del protagonista dell'azione della scuola, perché afferma che il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi. E poi il passaggio successivo è importantissimo e viene poi ripreso, come accennerò, anche dai testi contrattuali,
afferma che gli interventi promossi dal dirigente scolastico sono finalizzati all'esercizio di tre diritti di rango costituzionale: la libertà di insegnamento, la libertà di scelta educativa delle famiglie e l'attuazione del diritto all'apprendimento. Sono tre aspetti dell'azione del dirigente scolastico che toccano capisaldi della Costituzione. Al comma successivo, il comma 4 dell'articolo 25, si afferma che spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse del personale. Quindi la dirigenza scolastica, come tutte le dirigenze pubbliche, sono dirigenze di gestione. In sostanza, la libertà, la managerialità del dirigente scolastico si colloca dal momento in cui lo strumento di bilancio, il programma annuale, è stato approvato con le trafile che tutti quanti conosciamo. A quel punto diventa il gestore di quelle risorse, cioè non ha più bisogno di tornare al collegio dei docenti o al consiglio d'istituto per dare attuazione a ciò che è stato deciso con il piano triennale dell'offerta formativa e con il connesso programma annuale. E infine l'ultimo comma, che è stato fortemente innovativo al momento dell'avvio dell'autonomia scolastica, e questo comma dice, il quinto, dice che nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo. Dico che è stata una grossa novità, perché, come si ricordano quelli che hanno qualche anno di lavoro nella scuola, prima dell'anno 2000, avveniva che allora era il collegio dei docenti che eleggeva i collaboratori del preside o del direttore didattico. Invece adesso, con l'autonomia scolastica, i collaboratori sono individuati dal dirigente scolastico stesso, ma con una importante avvertenza: a questi collaboratori possono essere affidati compiti organizzativi e amministrativi. Viene quindi salvaguardata l'autonomia professionale del collegio dei docenti, il quale si esprime con le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa. Quindi l'organizzativo, il gestionale, compete al dirigente scolastico; ciò che riguarda la programmazione didattica compete al collegio dei docenti e a quelle figure che il collegio dei docenti ritiene di esprimere. Un altro aspetto della professione del dirigente scolastico è in relazione alla sua responsabilità in ordine alla sicurezza del luogo di lavoro. E qui tocchiamo un tema estremamente delicato, che è quello del dirigente scolastico che, ai fini della sicurezza, assume la figura che nel privato è data al datore di lavoro. È un ruolo che ha profili estremamente delicati ed estremamente complessi per la sua attuazione. È un ruolo sul quale il nostro compianto amico Roberto Pellegatta ha fatto una lunga battaglia, perché trovava assolutamente ingiusto che i dirigenti scolastici, privi di potere di spesa sugli edifici scolastici dove hanno sede gli istituti da loro diretti, trovava sommamente ingiusto che i dirigenti scolastici potessero essere coinvolti in procedimenti di natura risarcitoria, civile o addirittura penale, per infortuni e incidenti che potrebbero avvenire all'interno delle scuole. E questa sua battaglia è stata vinta, ecco. Purtroppo lui non era più fra di noi, non ha potuto avere la soddisfazione di leggere il testo della legge recentissima, legge 17 dicembre
del 2021, numero 215, che intervenendo sul decreto legislativo 81 della sicurezza ha puntualizzato che la responsabilità dei rischi strutturali, cioè quelli connessi alla forma fisica del fare scuola, dell'edificio scolastico, è esclusivamente dell'ente locale proprietario. Quindi il comune per le scuole del primo ciclo, la provincia per le scuole del secondo ciclo. E inoltre, con questa innovazione legislativa, è stato anche stabilito che il DVR, il documento per la valuta rischi, che prima era di competenza esclusiva del dirigente scolastico e quindi di responsabilità esclusiva del dirigente scolastico, da oggi viene redatto dal dirigente scolastico congiuntamente con l'ente locale proprietario. Quindi il dirigente del comune o della provincia che è delegato all'edilizia, alle proprietà dell'ente locale, con il dirigente scolastico compila questo importantissimo documento. Un'ulteriore fonte diciamo che delinea la dirigenza scolastica è quella fornita dal contratto. Il contratto, il contratto di lavoro dei dirigenti scolastici ha una lunga storia. Siamo nel 2022, io a spanne ne ho in mente almeno quattro che sono stati stipulati negli anni che vanno dall'autonomia scolastica, che vanno dal 2000 a oggi. Ecco, nel 2002 il contratto ha ripreso quello che afferma l'articolo 25, quello che è il profilo legislativo del dirigente scolastico. E la curiosità positiva, a parere mio, della ripresa della norma legislativa sta nel fatto che, enucleando ed elencando i diritti che sono tutelati dalla Costituzione e che compete al dirigente scolastico far osservare nel proprio istituto, sono collocati in un ordine diverso. Nel contratto del dirigente scolastico, il primo dei diritti che va tutelato è quello all'apprendimento da parte degli alunni. Il secondo è la libertà di insegnamento da parte dei docenti e il terzo è la libertà di scelta educativa da parte da parte delle famiglie. Ricordiamo che nel momento in cui questo contratto del 2002, come pure il decreto legislativo del 2001, entravano in vigore, era in fase di elaborazione la riforma del Sistema Nazionale di Istruzione, la cosiddetta riforma Moratti, la quale, ingiustamente, vituperata, da tante parti politiche e sindacali, conteneva un principio fondamentale, il rispetto della libertà di scelta educativa della scuola. E andiamo a vedere oggi che nell'ultimo contratto, quello del 2018, l'articolo 52 che enuncia le funzioni del dirigente scolastico non parla più di libertà di scelta educativa da parte delle famiglie. È un triste declino. Certo, sappiamo che la fonte attuale è subordinata alla fonte legislativa, ma non è sicuramente un buon segno. Infine, prima di chiudere, vorrei fare una rapida citazione del Manifesto per il futuro della dirigenza scolastica. È un documento fondamentale di Diesel, è un documento del 2013 su cui il nostro Roberto Pellegatta si era tanto speso. E parlando delle qualità che deve avere il dirigente di un'istituzione scolastica autonoma, diceva il primo compito di chi dirige la scuola della sussidiarietà diventa allora quello di creare in essa le condizioni che favoriscano esperienze culturali ed educative ricche di significato per i giovani, capaci di suscitare motivazioni che preparano personalità in grado di entrare a pieno titolo
nella vita attiva. Venendo adesso all'aspetto pratico, vedo che sto un po' sforando sul tempo e ne chiedo scusa. Ecco, per quanto riguarda la preparazione al corso, è sicuro che la normativa va letta come la risorsa? Ecco, quando un dirigente scolastico parla della normativa come di lacci e lacciuoli, vuol dire che non la conosce, vuol dire che non sa svolgere il suo lavoro nel modo corretto su un versante così importante, quale quello dell'attenersi al mandato che il Parlamento, che gli organi costituzionali gli hanno dato. Noi come DISAL abbiamo preparato un documento, abbiamo preparato Ezio e io, che abbiamo chiamato la valigetta delle leggi. È una sintesi che magari poi troveremo modo di pubblicare. È una sintesi, è un elenco delle norme fondamentali che vanno assolutamente conosciuti. Concludo con un'altra nota di rammarico. Il bando del concorso non è ancora uscito, ma la bozza del regolamento, quella su cui a fine gennaio il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione si è espresso, conferma ancora una volta che non c'è valorizzazione delle esperienze di management che tanti insegnanti fanno nelle scuole. Quei docenti che svolgono funzione di vicario, di collaboratore, che i docenti che si spendono nel consiglio d'istituto, nelle funzioni strumentali, non hanno nessun riconoscimento in termini di titoli. E questo è un altro segno dell'appiattimento, dell'egualitarismo sessantottino, che ritengo essere la piaga enorme che grava sulla scuola italiana e che impedisce alla scuola di crescere secondo stimoli di competizione e di far emergere il migliore. Grazie. Ecco, la competenza tecnica, ma anche lo sguardo culturale che Giuseppe Mariani ci ha testimoniato, sono appunto i termini anche di un autentico profilo di chi dirige la scuola, cioè la profondità culturale che legge i fatti e li interpreta, abbinata a una forte competenza anche del quadro normativo giuridico. Introdurrei adesso il terzo momento con la professoressa Laura Bigelli, che è membro del direttivo dell'Associazione DS e docente, ed ha un ruolo anche nel Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, che come sapete è un organo consultivo del Ministro sugli atti formali, e che quindi ha partecipato in diretta alla discussione nel CSP dello schema di decreto. Allora, per fare una brevissima storia, il MIUR ha pubblicato un paio di mesi fa lo schema di decreto recante il regolamento concernente il concorso per titoli ed esami per accesso ai ruoli della dirigenza scolastica. E questo bozza di decreto detta le disposizioni per i concorsi da dirigente scolastico, affermando che sono su base regionale e normando le varie parti. Questo schema è stato rappresentato al Consiglio della Pubblica Istruzione, che lo ha approfondito e ha emesso dei pareri, sostanzialmente approvandolo con alcune precisazioni, e attualmente questo schema di decreto approvato dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione è, diciamo, nelle stanze ministeriali in attesa di essere appunto trasformato in decreto ministeriale, e questo sarà il testo del regolamento, al quale poi dovrà seguire ovviamente il bando, che non sarà a carattere regionale, sarà un bando nazionale che darà il via appunto alle prove concorsuali di tipo regionale. Di questo però ci parla al meglio la professoressa Bigelli, anticipandovi solo il fatto che da informazione che abbiamo al Ministero è probabile che il decreto
magari posso uscire anche prima dell'estate, potrebbe essere, ma il bando è molto probabile che esca dopo le vacanze estive, stante che adesso il Ministero deve concludere i concorsi per docenti e di prossima emanazione invece il bando per il reclutamento dei dirigenti tecnici, cioè degli ispettori, e quindi la situazione poi politico così europea, eccetera, non è delle più semplici. E quindi immaginiamo che il vostro concorso potrebbe vedere la luce entro la fine dell'anno 2022, con delle prove che a questo punto potrebbero cominciare o alla fine del 22 o addirittura nel 23. Però queste sono informazioni assolutamente non ufficiali, neanche ufficiose, sono così giusto per darvi qualche spunto. Vediamo allora la videoregistrazione anche della professoressa Bigelli, che anche lei oggi non poteva partecipare, ma ha preparato delle slide. Prego la regia. Salve a tutti e un caro saluto ad ognuno di voi. Sono qui per rispondere alle tre domande che il professor Ezio Delfino Funziona? Scusate? Va bene. mi ha posto riguardanti il regolamento concernente il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica. Per rispondere a queste domande, ho bisogno dell'aiuto di slide che mi aiuteranno a farvi capire meglio quali sono i requisiti di ammissione e quali saranno le prove. I requisiti di ammissione saranno la laurea magistrale o la laurea specialistica o un diploma di laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al DM 509 del 99 o un diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni d'alta formazione artistica, musicale e coreutica e un diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con un diploma di istituto secondario superiore. Tutti questi diplomi e queste lauree saranno valide solo se avrete un servizio di almeno 5 anni a contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni scolastiche ed educative statali e ognuno di voi il ruolo a livello regionale, anche se le prove saranno a livello nazionale. Quali saranno le prove? Ci sarà una prova preselettiva solo qualora a livello regionale il numero dei candidati sia superiore a 4 volte il numero dei posti messi a disposizione per il concorso. Una prova scritta e una prova orale. Il punteggio totale della prova scritta e della prova orale sarà di 230 punti. 100 punti per la prova scritta, 100 punti per la prova orale e 30 punti per i titoli. Iniziamo ad analizzare le prove. La prova preselettiva, come ho già detto, è una prova che sarà a livello regionale se il numero dei candidati sarà superiore a 4 volte il numero dei posti messi a concorso. L'eventuale prova preselettiva sarà unica per tutto il territorio nazionale e consisterà in un test articolato in 50 quesiti a risposta multipla, vertenti sui medesimi ambiti disciplinari della prova scritta. Nel bando sarà poi presente e stabilita la durata di questa prova. Non è prevista la pubblicazione di una banca dati dei quesiti e l'ordine dei quesiti somministrato ad ogni candidato sarà casuale. A ciascuno dei 50 quesiti a risposta multipla è attribuito un punteggio pari a un punto per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta non data o errata. Il punteggio conseguito dal candidato sarà restituito al termine della prova stessa. E sulla base delle risultanze delle prove preselettive è ammesso un numero di candidati pari a 3 volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione. Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione del prosieguo della prova concorsuale e l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta sarà pubblicata sul sito istituzionale di ciascun ufficio scolastico regionale. Tutti coloro che hanno superato questa prova preselettiva affronteranno la prova scritta, che consisterà in 5 quesiti a risposta aperta e 2 quesiti di lingua inglese.
Il totale di questa prova scritta sarà, come abbiamo detto, 100 punti, 80 per i quesiti a risposta aperta e 20 per i quesiti di lingua inglese. I 5 quesiti a risposta aperta verteranno sui seguenti ambiti disciplinari: la normativa di riferimento al sistema educativo di istruzione e formazione degli ordinamenti degli studi in Italia, la modalità di conduzione delle organizzazioni complesse delle istituzioni scolastiche ed educative statali, i processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento al POF e al RAB, le organizzazioni degli ambienti di apprendimento, l'organizzazione del lavoro e gestione del personale, la valutazione ed autovalutazione del personale, gli elementi di diritto civile e amministrativo, contabilità di Stato e infine per ultimo il sistema, i vari sistemi educativi dei paesi dell'Unione Europea. Poi si passerà ai quesiti di lingua straniera, che sarà articolato in 5 domande a risposta chiusa e volte a verificare la comprensione di un testo di lingua inglese a livello B2. La prova scritta sarà computer based e unica per tutto il territorio nazionale. La correzione della prova d'esame viene effettuata con l'ausilio di procedimenti automatizzati e formalizzati, con la modalità che assicureranno al massimo l'anonimato del candidato. Una volta terminate le correzioni ed attribuite le relative valutazioni da parte delle commissioni esaminatrici, si procede con le operazioni di scioglimento dell'anonimato, che possono essere svolte con modalità digitali. Al termine delle operazioni viene reso noto l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale. Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono nella prova scritta un punteggio minimo di 70 centesimi. Ecco, finita questa prova scritta, arriviamo all'ultimo impegno che questa concorso ci richiederà. E sarà appunto la prova orale, che avrà 3 grandi filoni di interesse. Il primo, un colloquio sugli ambiti disciplinari della prova scritta, che accerta la preparazione professionale del candidato sui medesimi argomenti e verifica la capacità, questo è importantissimo, di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico. Poi una verifica delle conoscenze e delle capacità di utilizzo degli strumenti informatici e delle TIC e una verifica della conoscenza della lingua inglese a livello B2 attraverso la lettura e la traduzione di un testo scelto dalla commissione esaminatrice e una conversazione in lingua inglese. Come abbiamo detto all'inizio, la prova orale varrà 100 punti, così suddivisi: 82 punti per le materie d'esame, 12 punti per la lingua straniera e 6 punti per l'informatica. È superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 70 centesimi. Augurando ad ognuno di voi di arrivare alla fine di questi 3 grandi step, vi auguro fin da adesso un buon lavoro, un proficuo studio e una buona fortuna. Bene, allora adesso tocca a me per introdurvi invece all'organizzazione del nostro corso di formazione e di preparazione. Premetto subito che abbiamo seguito alcuni criteri. Essendo il titolo che diamo a questo corso qualificare la dirigenza, la direzione della scuola, vorremmo offrirvi un affronto di tutti i 9 temi che sono stati già presentati allegati allo schema di decreto e che ovviamente metteremo in rete e che sono già stati annunciati dalla professoressa Bigelli. Quindi affrontare tutti i temi con dei brevi video di 45 minuti ciascuno, sono 24 webinar, 23 sui temi specifici di cui sopra e un video invece che vi aiuta un po' a prepararvi strategicamente all'eventuale prova preselettiva, cioè quindi ha lo scopo di darvi alcune informazioni di tipo tecnico, strategico, su come affrontare la prova della preselettiva, essendo che in questa prova non è solamente sufficiente sapere tante cose, ma anche sapere organizzare la compilazione dei quiz, come si dice, non essendoci una banca dati,
i quiz saranno a sorpresa e quindi anche sapersi organizzare nella scelta dei quiz che si conoscono, di quelli che non, a cui non si sa rispondere, sapere come utilizzare i distrattori, eccetera. Quindi ci sarà un 24esimo video che vi aiuta in questa costruzione di competenze sulla gestione della prova preselettiva. Poi avremo tre webinar sincroni durante i quali potrete porre domande, rincontrare alcuni dei relatori che hanno preparato i 24 video, così anche esprimere delle vostre difficoltà, dei vostri dubbi o capire se avete più o meno impostato il metodo di studio in maniera corretta. Quindi tre webinar, direi, un po' dialogati, tentativamente il più personalizzati possibili. E vi daremo ovviamente informazioni su come anche prepararvi a questi webinar. Poi abbiamo una piattaforma formativa sulla quale potrete trovare non solo tutti i 24 video via via, ma anche altri materiali di studio, che sono dei video, che sono dei materiali in Word scritti, che sono delle schede. Il professor Mariani accennava anche delle schede sulla normativa, cioè tutto quel materiale che vi rimane a disposizione durante tutto il periodo di preparazione. Quindi affrontare tutti i temi attraverso delle video lezioni, creare occasioni online di incontro, di conoscenze, di scambio, di dialogo, e poi mettere in rete dei materiali come quelli di cui già vi accennavo. Abbiamo già anche da questo punto di vista preparato una scaletta dei lavori che pubblichiamo sul sito, quindi avrete su questa tabella tutte le date di avvio del percorso, le date già preannunciate dei tre webinar e l'indicazione anche delle tipologie di materiali che potrete trovare poi una volta iscritti al corso. E quindi i criteri sono dei criteri che cercano di personalizzare, di consentire occasioni di incontro, di scambio e anche di sicurezza per chi sta studiando. Dico ancora che i 24 video sono stati un po' ideati seguendo una logica che direi è abbastanza originale, e cioè noi abbiamo preso i 9 temi che voi troverete allegati allo schema di decreto, ma che mettiamo anche sui nostri due siti in modo che potete con certezza analizzarli. Questi 9 temi sono dei macro temi, evidentemente, non sono dettagliati, cioè sono come dei titoli di capitoli di un libro di storia, ma manca il dettaglio di quali sono gli argomenti, diciamo così, di questi 9 temi. Questi argomenti in realtà non sono stati pubblicati, ma esiste un precedente che è appunto un documento che il Ministero aveva già pubblicato, nel quale sono riportati per ogni tipo di argomento, di tema, le cosiddette sotto aree, cioè dei capitoletti, ciascuno con dei titoli molto puntuali e molto precisi, che fanno capire quel tema a quali argomenti si riferisce. Quindi noi abbiamo preso i 9 argomenti, le sotto aree, e per queste sotto aree, articolandole così come sono descritte, abbiamo prodotto i 23 video, che quindi diciamo vi aiutano un po' a ricostruire i 9 temi, e a cui abbiamo aggiunto, come dicevo prima, il 24esimo tema, che è quello del preparatorio appunto alla prova preselettiva. Ecco, volevo mostrarvi questa tabella eventualmente sinottica, ma per brevità di tempo la pubblichiamo assieme ai materiali, la potrete vedere. Comunque c'è una colonna in cui vengono indicate le competenze di un dirigente scolastico, le 9 aree che fanno riferimento a queste competenze, e poi una terza colonna nella quale sono indicati, diciamo così, i capitoletti, le sotto aree per le quali abbiamo preparato i video. Ecco, non so se sono riuscito a chiarire il tema, perché i 9 temi allegati al decreto, alla bozza di decreto, sono macro temi,
spesso è difficile capire di che cosa si sta parlando. Allora, il riferimento a questo precedente bando del Ministero, del precedente concorso per dirigenti scolastici, ci consente di spacchettare ogni tematica in 3, 4, 5 massimo sottoaree per le quali abbiamo preparato i video. Quindi questa è l'ipotesi più semplice. Allora, quello di cui vi sto parlando è il cosiddetto percorso numero 1, che è totalmente online. A questo percorso numero 1, di cui poi dirò ancora qualche dettaglio, faremo seguire un percorso numero 2 che verrà svolto nel mese di novembre 2022 e che vorremmo svolgere in presenza. Quindi ci saranno due corsi residenziali, uno a Roma e uno a Bologna, tutti e due identici, diciamo così, cioè non è che uno ne fa due, volendo uno ne può fare anche due, ma saranno in date diverse. La scelta delle due città è per consentire un raggiungimento più facile sia dalle regioni del centro-sud o del centro-nord, e sia per dare due calendari in modo che chi non può partecipare all'uno partecipa all'altro, e saranno nei giorni venerdì, sabato e domenica. Potrete chiedere eventualmente un permesso per motivi di studio il venerdì e il sabato, e evidentemente dovremmo bruciare la domenica, ma è proprio per farvi risparmiare un giorno di permesso, posto che ne abbiate bisogno per altri motivi. Quindi ci sarà un secondo percorso che chiamiamo percorso numero 2, esclusivamente in presenza, cioè una full immersion con alcuni dei formatori che incontrerete online e altri, alcuni dirigenti scolastici, e sarà una modalità di formazione anche di tipo frontale in qualche momento, ma soprattutto in forma di lavoro di gruppo, di simulazione di situazioni, di analisi dialogata di testi di legge, di articolazioni organizzative, in modo che quello che ciascuno ha già cominciato a studiare possa trovare in questa occasione un tempo per approfondirsi, per chiarirsi, per organizzarsi anche da un punto di vista mentale. A questo secondo percorso seguirà un terzo percorso, che evidentemente sarà svolto più avanti, per coloro che avranno superato la prova scritta e si dovranno preparare alla prova orale. Questo terzo percorso lo stiamo predisponendo, non lo pubblicizziamo solo come possibilità futura, ma per chi sarà interessato ovviamente ne verrà data il dettaglio. E sarà un corso che consentirà una preparazione più strettamente finalizzata alla prova orale, e avrà anche una componente per la preparazione alla prova orale in lingua inglese. Quindi ci saranno anche dei moduli per attrezzarsi su questo. Certo, non sarà un corso di lingua inglese. Si presume che chi si iscriverà al nostro terzo percorso abbia già delle competenze di base sulla lingua inglese. Saranno delle, appunto, simulazioni per una prova eventualmente orale. Quindi percorso 1, percorso 2 e percorso 3. Perché abbiamo dato questa articolazione? Proprio per generare sia occasioni online che cominciano subito e vi danno il tempo di prepararvi, di leggere, di ascoltare e anche di dialogare con noi, ahimè, online, ma come dire, meglio che niente, per darvi invece un'occasione di presenza, quindi di full immersion, anche in termini di relazione, di conoscenza reciproca, di coinvolgimento, di, speriamo, futuro anche accompagnamento nei passaggi successivi, e poi un momento per la prova orale, per chi evidentemente avrà la possibilità di arrivarci, e speriamo in tanti. Ecco, questi sono i tre percorsi che abbiamo predisposto per voi, e vi annuncio subito che lunedì, cioè il 21 di marzo, troverete sul sito DISAL e sul sito DS la presentazione completa e definitiva dei core di questi tre percorsi, con particolare riferimento al percorso numero 1, che è il percorso che evidentemente comincia subito.
Apriremo le iscrizioni al corso il giorno 25 marzo e le chiuderemo il giorno 7 maggio 2022. Questa è una prima fase di iscrizione che ovviamente chiudiamo e poi se decidessimo di riaprire le iscrizioni lo faremo sapere. C'è però da dirvi che chi si iscrive già anche subito al 25 di marzo o nei primi giorni ha comunque la certezza che dal giorno 11 aprile, quindi prima della chiusura delle iscrizioni, riceverà già l'accesso ai primi video. Quindi non deve aspettare il 7 maggio, ma riceve già i primi 5 video e via via troverà sulla piattaforma tutti gli altri video in modo da poter cominciare subito. Ovviamente avrete un indirizzo mail dedicato al quale poter chiedere informazioni, chiarimenti, che troverete evidentemente anche sul sito, e infine la possibilità di avere anche una scontistica sul manuale di preparazione al concorso per dirigente scolastico pubblicato da Edises, che è la casa editrice con cui DS e Diesel hanno fatto un accordo per una scontistica sia su questo volume sia su altri volumi che vi interessassero della loro collana. Vi anticipo anche che la editrice Edises, in accordo anche con noi, sta per pubblicare anche un secondo volume che è un campionario di test, cioè è una raccolta di quiz, per usare questa parola un po' spiacevole, immaginato, costruito, creato appositamente per il concorso da dirigenti scolastici. Cioè, non essendo possibile accedere a una banca dati del Ministero, la Edises prepara questo volume con centinaia di quiz sulle nuove aree tematiche che possono essere utili appunto per un'esercitazione in work progress di ciascuno di voi, e analogamente la Edises metterà anche a disposizione un simulatore, cioè un sito nel quale colui che aderisce a questa iniziativa potrà simulare, no, la risposta dei quiz. Ecco, questo è il nostro quadro. Le informazioni relative invece a come ci si iscrive e il costo di questo percorso numero uno le troverete tutti sul sito. Non sto qui a dettagliare per brevità, con possibilità di una scontistica per chi è iscritto all'associazione DISA o DS e un costo leggermente più alto per chi non è associato, ma si tratta comunque di cifre molto contenute perché il nostro è uno scopo evidentemente principalmente formativo e di, come dire, ingaggio delle vostre persone in un'avventura di formazione e di, permettetemi, amicizia professionale, che è lo scopo per cui ci sono le nostre associazioni e non è certamente uno scopo né di lucro né di immagine semplicemente. Ecco, io avrei, credo, concluso le cose principali. Ripeto ancora, quello a cui vi proponiamo di iscrivervi è il percorso numero uno, che ha le caratteristiche che ho già descritto. Per l'iscrizione al percorso 2, al percorso 3, siccome sono distanziate nel tempo, vi daremo ulteriori poi informazioni, anche tenuto conto così un po' di fattori storici e pandemici, per cui impegnarci adesso per un corso residenziale, noi lo stiamo organizzando, ma potrebbe essere ancora un po' azzardato. Eventualmente, nella prima periodo estivo, vedendo come vanno le cose, saremo in grado di offrirvi qualcosa di meglio, di più chiaro, diciamo così. Io concluderei questo webinar leggendo appunto questa ultima chat, che mi sembra anche di interessante, perché ci dice il termometro di una persona collegata, Marina Marino. Vi ringrazio perché, pur nella paura di non essere in grado, avete suscitato in me una grande voglia di cimentarmi con questo ruolo. Ecco, devo dirvi che questa frase potrebbe dirla anche un preside a fine carriera, perché è esattamente questa suscitazione che tante volte fa venire voglia di ricominciare il giorno dopo una giornata magari pesante o faticosa. Quindi ringrazio
questa partecipante perché ci aiuta a confermarci un po' nel nostro taglio. Lascio un ultimo saluto a Carlo Di Michele e poi chiudiamo la conversazione e vi ringrazio. Ma io colgo l'occasione per ringraziare tutti, per augurarvi buon lavoro e devo dire che in particolare la sottolineatura che faceva Dario Niccoli proprio sul carattere unitario della scuola e quindi sul fatto che la proposta educativa e formativa per i ragazzi passa attraverso la scuola nel suo insieme. E quindi da questo punto di vista ci ha richiamato anche, usando questa espressione, no, proteggere la scuola dal rumore. Ecco, io credo che sia una bellissima immagine, proprio perché alla scuola oggi viene chiesto molto, sta a noi dirigenti, aiutare questa comunità educante a discernere le diverse situazioni, a trovare le risposte adeguate, a mettersi in discussione, a essere pronti a cambiare e, insomma, ad essere pronti a rispondere alla sfida che ci viene dalla realtà, in particolare dai ragazzi. Non dobbiamo dimenticare che tutto quello che facciamo lo facciamo perché i ragazzi, la nuova generazione, dai più piccoli ai più grandi, possa trovare un proprio spazio. E lo facciamo attraverso gli strumenti che non sono la lezione, che non è il rapporto individuale o di classe, ma attraverso un organismo che è la scuola. Ed è prima di tutto questo luogo che educa, e questo luogo ha bisogno di persone che diano proprio un orizzonte, una prospettiva. Quindi è un richiamo per tutti noi, anche questo momento, sono molto contento di questo momento perché è un'occasione per ciascuno di noi di rimettere un po' al centro le questioni importanti del lavoro. Quindi buon lavoro anche da parte mia, da parte delle nostre associazioni e appunto per il carattere che abbiamo dato a questo corso avremo diverse occasioni per incontrarsi, proprio perché pur con tutti i limiti dettati dal Covid e della difficoltà di trovarsi in presenza, cercheremo di mantenere vivo questo dialogo con ciascuno di voi. Buon pomeriggio. Grazie. Allora concludo ribaltando De Coubertin e dicendo che l'importante è partecipare per vincere. Quindi vi aspettiamo anche possibilmente numerosi, ma per il gusto di rincontrarvi. Quindi seguite le informazioni da lunedì sui siti e non tardate ad iscrivervi anche per dare a noi la possibilità di partire celermente. Buona serata a tutti e buon proseguimento di settimana.